Ciao a tutti, è sabato prima di Pasqua e sappiamo che ieri c'è stata una diretta televisiva di una conferenza stampa in cui il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è entrato senza mezzi termini nell'agone e quindi ha dismesso i panni della persona serafica e superiore alla contesa e ha fatto nomi e cognomi di due leader politici che hanno negli ultimi giorni, a suo avviso, alterato la realtà per produrre artatamente polemica, mistificando appunto la realtà per ottenere consenso. Io non voglio entrare nel merito, voglio ricordare semplicemente che ieri appunto c'è stata una conferenza stampa. Tant'è che ricordiamo tutti, al termine dell'intervento iniziale, Conte è stato oggetto di domande da parte dei giornalisti presenti, se non ricordo male, il primo che ha cercato di ottenere risposte è stato Tommaso Ciriaco della Repubblica, ma poi Conte è stato accusato di aver usato questa diretta televisiva a reti unificate per massacrare avversari politici. Allora, appunto, in occasioni del tutto eccezionali, oppure come fa il Presidente della Repubblica per Capodanno o per altri momenti eccezionali. Era una appunto con stampa e le reti televisive pubbliche o private che siano hanno potuto decidere in piena autonomia se trasmettere oppure no. Quindi prima verità, non era un messaggio veicolato a reti unificate statali e non da parte della Presidenza del Consiglio. Era una conferenza stampa come se ne stanno facendo diverse in queste settimane, che tutti gli editori televisivi hanno deciso in piena autonomia se trasmettere oppure no. Punto primo. Punto secondo. Giuseppe Conte ha deciso di fare nomi e cognomi. Io non voglio entrare nel merito perché non voglio alimentare polemiche in quanto questo è il momento del lavoro e più si ottengono risultati, meglio si fa. Capisco anche che magari per quanto si possano avere spalle larghe e sopportare, 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 poi alla lunga ci si stanchi. E Conte ci ha tenuto a ribadire che il MES non è qualcosa, il meccanismo europeo di stabilità, non è qualcosa nato l'ultima notte di pioggia come i funghi. No, il MES, il meccanismo europeo di stabilità, è nato attraverso accordi internazionali all'epoca per il nostro paese concordati e di fatto voluti dal governo Berlusconi attraverso un'interlocuzione con tutti gli altri partner dell'area euro, quindi non di tutta l'UE, ma di tutti i paesi dell'area euro. Seguito della gravissima crisi che investì il mondo tutto, ma soprattutto l'area euro, dopo la crisi del 2008-2009. Ricordo che di quel governo faceva parte Giorgia Meloni come ministro della gioventù, ma anche Ignazio La Russa come ministro della difesa, ma anche Roberto Calderoli, esponente di punta di peso della Lega, e come ministro, se non ricordo male, per le riforme istituzionali, se non ricordo male, però andiamo sempre a verificare. Ora, il Consiglio d'Europa del 24 e del 25 marzo del 2011 segnò la realizzazione di un'intesa. Se voi andate in rete trovate tutto. 24 e 25 marzo del 2011 Silvio Berlusconi, allora Presidente del Consiglio, insieme a tanti altri Presidenti del Consiglio e capi di Stato europei, delegati appunto a sintetizzare, a trovare l'accordo,
partecipò a questa assise e sottoscrisse questo accordo, accordo che poi fu recepito dal governo italiano con, ecco qua, un atto che è stato di fatto accettato, fatto proprio dal Consiglio dei Ministri numero 149 del 3 agosto del 2011, governo Berlusconi. Trovate tutto in rete e leggiamo insieme velocemente alcuni passaggi. La Presidenza del Consiglio dei Ministri comunica, il Consiglio dei Ministri è riunito oggi, sotto la presidenza del Presidente Silvio Berlusconi, segretario, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza Gianni Letta, aggiungo io l'indimenticabile Gianni Letta, però il Consiglio dei Ministri ha definitivamente approvato su proposta D, poi si arriva, ecco qua, su proposta del Ministro degli Affari degli Esteri, questa è la seconda pagina del verbale, trovate tutto sul sito del governo italiano, torno a ribadire e vi prego di condividere questa diretta, Consiglio dei Ministri. Numero 149 del 3 agosto 2011. Trovate tutto. Per cui si legge che su proposta del Ministro degli Affari Esteri, Frattini, si recepiscono e si fanno propri due disegni di legge per la ratifica e per l'esecuzione dei seguenti atti internazionali. 1. Decisione del Consiglio europeo 2011-199 dell'Unione Europea che modifica l'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea relativamente ad un meccanismo di stabilità ESM, European Stability Mechanism, nei paesi la cui moneta è l'euro. Obiettivo della decisione è far sì che tutti gli stati dell'Eurozona possano istituire, se necessario, un meccanismo che renderà possibile affrontare situazioni di rischio per la stabilità finanziaria dell'intera area dell'euro. Vi prego cortesemente di andare a controllare se per caso qualche componente il Consiglio dei Ministri espresse dissenso, se qualcuno abbia votato contro oppure se anche quest'atto è stato approvato all'unanimità. Torna a ripetere, è il Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2011, il Consiglio dei Ministri numero 149, governo guidato da Silvio Berlusconi, di cui era ministro Giorgia Meloni, di cui era ministro Ignazio La Russa, di cui era ministro Roberto Calderoli. Poi però gli atti legislativi affinché vengano perfezionati, essendo complessi ed essendo per nostra fortuna la nostra una repubblica parlamentare, debbono anche essere approvati dal Parlamento. In sede parlamentare a luglio del 2012, con altro governo, governo Monti, senza pertanto Silvio Berlusconi, senza Giorgia Meloni ministro, senza Ignazio La Russa, ma con altre personalità, con altre persone ministre. Il Parlamento votò a favore di quell'atto, di quel disegno di legge, se non ricordo male, numero 3640. Però andate sempre a verificare. Trovate tutto sul sito del Parlamento, naturalmente della Camera, perché se non ricordo male, no, del Senato, fu approvato in Senato e troverete che questa approvazione vide effettivamente la Lega contraria. L'allora PDL votò a favore, non era presente Giorgia Meloni, quindi forse sbaglio era alla Camera, però andate a verificare e Giorgia Meloni si astenne dal voto, nel senso che non era presente e quindi non poteva né votare a favore né votare contro né, mi correggo io, astenersi. Era assente. Però questo disegno di legge è partito
dall'approvazione in seno al Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2011, allora presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni e la Lega erano sodali del governo di Silvio Berlusconi. Però voglio andare oltre perché bisogna sempre ragionare e bisogna controllare quello che si dice. A me fa rabbia che qualcuno ci abbia messo un cappio al collo, noi che siamo adesso esecutivo, maggioranza di governo, stiamo cercando in tutti i modi di non far stringere, di allentare e di buttar via il cappio, e veniamo accusati di aver noi firmato quest'atto che è stato predisposto, preparato, congegnato, partorito da altri. Però voglio anche farvi delle considerazioni di carattere politico e vi chiedo scusa se vi trattengo altri 2 minuti. Il meccanismo europeo di stabilità, nato appunto subito dopo la grande crisi del 2008-2009 per noi in Europa, fu determinato da squilibri economico-finanziari di tanti paesi. Squilibri che nascono anche da politiche di bilancio, da politiche monetarie, da politiche fiscali assolutamente folli. Chi è che ha governato il nostro paese in quegli anni in cui il debito pubblico è stato fatto crescere in misura così significativa? Fermo restando che per me, il debito pubblico non è un totem, non è un dogma e quindi si può anche ragionare e in maniera molto laica di debito pubblico. Però chi è che ha originato quel debito pubblico? Forse politiche clientelari, assistenzialiste e anche incapaci di combattere furti, frodi, truffe e sprechi di cui sono stati responsabili i governi di lor signori, di quelli che adesso tuonano contro di noi, loro contro di noi. Io ricordo a me stesso, sommessamente, che c'è una formazione politica che adesso tuona contro di noi, che deve restituire allo Stato italiano 49 milioni di euro perché ne avrebbe fatto un uso indebito, tant'è che è stata condannata anzi, c'è stata una transazione per poi addivenire alle modalità di restituzione, ma è stata condannata con sentenza definitiva a restituire 49 milioni di euro. E quei soldi rubati da una forza politica che oggi alza la voce, quei soldi fanno parte del debito pubblico che adesso noi dobbiamo restituire e che in qualche modo ci impone anche il pericolo del MES. Noi non abbiamo firmato alcun MES, noi non abbiamo messo la firma in calce ad alcun documento che condanni il nostro paese alla cessione di sovranità, che sia chiaro. E poi voglio aggiungere anche un'altra cosa, scusatemi. Questi signori che hanno dilapidato le nostre risorse, questi signori sono quelli che si permettono di tuonare contro Giuseppe Conte, sostenendo che abbia usato in maniera assolutamente dittatoriale le reti televisive. Quando questi signori, e questa è una nostra responsabilità perché ancora non siamo intervenuti sulla legge Gasparri e sul conflitto di interessi, hanno ottenuto di fatto un duopolio dell'informazione televisiva, duopolio che dovremmo noi abbattere, perché se finora Rai e soprattutto Mediaset fanno incetta di raccolta pubblicitaria, beh, questo è un problema per la democrazia del paese e per lo stato dell'informazione tutta. Perché se tu permetti soltanto a pochi soggetti di acquisire risorse e di poter diventare editori televisivi, la libertà di informazione televisiva è flatus vocis e aria fritta. E allora questi signori che sono perennemente H24 ospiti di tutti i canali, sia pubblici sia privati, perché forse in Italia abbiamo ancora il problema di un editore televisivo che va sottoposto
a disciplina, perché la legge Gasparri va revisionata, perché bisogna finalmente introdurre una severa disciplina del conflitto di interessi, per cui o fai l'elettore o fai il politico e non puoi fare l'uno e l'altro, non puoi essere proprietario di testate giornalistiche, di testate televisive, essendo anche un protagonista della politica. Ecco, se noi riusciamo a ricordare tutto questo, capiamo che queste sono polemiche fumose per deviare l'attenzione dalla verità. Questi signori hanno ridotto il paese in rovina e adesso si propongono come la soluzione del problema. Le responsabilità sono di tutti, ma nello specifico, storicamente, politicamente, moralmente, chi ha messo quelle firme, chi ha dato quei voti, chi ha approvato in quel Consiglio dei Ministri numero 149 del 3 agosto 2011 il disegno di legge che recepisce le decisioni del Consiglio europeo 199 del 24 e 25 marzo del 2011, quei signori non siamo noi. Noi stiamo cercando con tutte le nostre forze di conservare sovranità a noi italiani, autonomia. Vero è che adesso non possiamo più permetterci di rinviare riforme non più procrastinabili. Per cui conflitto di interessi e per esempio revisione della legge sulla concessione delle emittenze radiotelevisive, mi piacerebbe tanto diventassero prossimi argomenti nell'agenda dell'esecutivo. Vi saluto. E vi ringrazio e combattiamo sempre con il sorriso, ma impariamo anche a verificare la rete, è un ottimo strumento da cui attingere documenti, informazioni. Bisogna sempre verificarle, bisogna falsificarle se necessario, bisogna incrociare i dati, ma bisogna soprattutto usare intelligenza e memoria. Vi ringrazio e buona Pasqua.